Ich als Foodbloggerin lege vor allem grossen Wert auf gute Produkte. Ich arbeite mit vielen Zutaten aus der ganzen Welt, finde dann aber die Spezialität aus der Schweiz mindestens genauso spannend. Darum bin ich zurück in Engadin in meine Heimat gefahren, um dort Produzenten kennenzulernen und zu schauen, wie das Ganze hergestellt wird. So, also mein letzter Gang ist inspiriert von Beri. Ich war ja auch Sklave. Che bello! Adesso siamo dove? Qua siamo in un campo di mirtilli. Però sono piccolini. Nel supermercato sono grandissimi. Certo, è naturale, dipende dalla varietà. Noi preferiamo varietà non troppo grosse, sì. Però più saporite. Cosa avete ancora? Iniziamo la stagione con le fragole. Dopo abbiamo i lamponi, sì. Abbiamo i mirtilli, le more, il ribes. Ti piacciono? Ah sì, fantastico. Sono infatti angefangen mit dem ganzen Business, mit dem Baby Business. Er hat das jetzt so weitergezogen und liefert jetzt eigentlich schweizweit die Produkte, was ich sehr spannend finde. Un po' bianco, cos'è? Ci sono delle frutte che fanno questa patina, un po' come protezione. Comunque non è polvere, non è chimica, è assolutamente la natura. Natura? Certo. Buona. Buona la natura. Adesso, lezione di raccolta. L'ideale sarebbe di tenere con una mano la sì. sinistra, il grappolino, in modo da non far cadere gli altri verdi. È bellissimo lavorare a contatto dalla natura. È bello, sì. Trasmette un qualcosa che forse parole non si riesce a descrivere. Tu non mangi? Ogni tanto, ogni sì. tanto. L'ideale è proprio prendere la manciata e metterla tutta in bocca. Tutta? Forse quella è un po' troppo, eh. Wieso sagen Sie, dass du eine ganze Handvoll Beeren musst nehmen? So eine Quote schlechte Beeren gibt's immer, oder? Quante persone lavorano qui? Dipende un po' dal periodo della stagione. 5 persone lavorano con noi tutto l'anno. Durante il periodo invece della raccolta, dalle 20 alle 40 persone. Tutto della regione! Mangiare, moglie, bambini! Quasi tutte noi siamo nate in Valposchiavo, in Valtellina. E in questi paesi di montagna comunque piace la natura. Sì. Piace essere ancora forse un po'... tra virgolette contadine. Tu sei di? Di Grosio. Grosio è un dov'è? Paese di montagna. Piccolina? 5.000 abitanti. Ah ok, io vengo di Pontresina e 2.000 abitanti. E io di Campascio 200. 200? No, die Frauen, die sind 8 Stunden am Tag einfach am Beere pflücken und die sind alle mega zufrieden. Auf Arme, mangio. Ja, ich habe eine ganze Beere gegessen und dann habe ich eben innen auch noch etwas gekocht. Ciao! Okay. Buon appetito! Buon appetito! Und haben Sie es probiert? Und haben Sie gesagt, mega fein und so. Buonissimo! Grazie. Mamma. Qualcosa di diverso dal solito. Sì. Abbiamo assaggiato qualcosa di speciale. Diciamo. Con l'avocado? Io non l'avevo mai assaggiato. Non l'avevo mai assaggiato nel menù. Io l'avocado. Sì, buonissimo. Mai l'avocado? No, io sì. Sì. Buono anche questo. Grazie. Ottima cuoca. Oh no. È peligroso di lasciarmi con tutta la frutta. Sie tun schon so Beeren, wie man sie im Kopf kaufen kann, abpacken, aber das ist nur für die Region. Aber nachher wirklich aus den Beeren haben sie nachher auch so Produktionsstätten, die nachher die Konfi machen. Sie tun auch wirklich nur die wenigsten Zutaten, die gehen. Und die Konfi finde ich mega fun, du schmeckst halt richtig. Das ist da drin, nicht mehr, nicht weniger. Grazie mille. Bravi ragazzi. Adesso io klappe. Also ich fühle mich mega wohl in Zürich und ich genieße es mega. Aber es ist halt so, Berge, die Natur, heimgehen, gibt einfach wieder so ein bisschen Energie. So für mich einschlafen. Devi fare. No. Facciamo un lamore. Lampone. Un lamore. Esatto, lampone.